Entriamo dall'ingresso principale del Castello della Fioraia, sempre in quel di Subbiano, per la terza puntata, Piero, della nostra rubrica Aretinamente. Devo dire che qua su c'è un'aria veramente notevole. Quindi ti lamentavi sempre del caldo? No, no, ma infatti... Allora, invece di andare in ferie, porto qui al castello, parliamone, però insomma, diciamo che sono le mie ferie. Senti, ci mettiamo in queste scalette che tra l'altro oggi sono la sede del Corpo Forestale dello Stato, insomma. Sì. Quindi, sì, io spero che restino. Esatto, perché, sì, è un bel presidio, insomma, per la vallata. Allora, noi ci mettiamo qua. Guarda, tu ti metti qua, io mi metto qui ad ascoltare questa storia. Oggi ti racconto della Beppa di Pista. Si chiamava così perché de Beppe Pippine ce n'era diverse. A fargli il monumento de marmo ne basterebbe poco, perché era bigliina. Piccola. Se fosse viva mi direbbe: poco marmo? Sì, ma quello buono, te lo dico io. Li volevo bene tutti, perché lei voleva bene a tutti. Pariva la pilluzza dell'acqua santa quando si va in chiesa. Du sentige tutta la gente. Beppa, me lo presteresti un pene? Beppa, ho finito l'olio. Domen ve l'ardò. L'olio. Sì, chiaro. Chi la chiamava a fare le punture, chi le portava un osso da tirarle il collo. Se uno stava male per morire, ci voleva la Beppa di Pista a vegliarlo. A Mietere, e quando si faceva il mese di maggio, e la Madonna la chiamavano la cappellana. Ai trasporti e alle processioni. I trasporti erano i funerali. I funerali, esatto. E alle processioni, quando quelle altre donne si mettevano a chiacchierare, lei tirava fuori la corona e cominciava con Pater Nostri e l'Immarie. Quando la fecero responsabile della buona stampa dell'Azione Cattolica, quanto ci rideva. C'è un secco bene, un so manco leggere. In chiesa frulleva come una trottola, de giorno e de notte fatta. E come un trottolino faceva frullare anche me. Sì, perché la Beppa era la mia mamma. Si ne ita in paradiso, io un ci vedo di sicuro, perché le bestemmie ne ho fatte tirare io. Insomma, era una brava donna che a quanto ho capito faceva un po' impazzire, cioè il figlio la faceva un po' impazzire, insomma, questo era un po' il senso. Sì, praticamente, sai, lei aveva tante cose da fare perché tutti la chiamavano, e poi c'aveva anche il figliolo che un po', diciamo, gli dava da fare, insomma. Quindi, Beppa di Pista, perché Pista che era il marito? Vista era il marito. Ecco, ok, Vista era il marito. Allora io sono la Greta di Fabio. La Greta comunque, di Fabio, sì, perché allora usava così, ecco. Allora usava... la togna di Menco, certo. Quindi prima usava, si diceva, per farsi intendere subito, perché prima si chiamava tutti a cognomi e soprattutto a, diciamo così, a cose inventate, insomma. Soprannomi, va bene. Quindi abbiamo conosciuto anche la Beppa di Pista e niente, diamo appuntamento alla prossima puntata, chissà chi mi farai conoscere, insomma. Sì, ecco, vediamo che personaggio, cioè mi era venuto in mente perché c'era la Luna del Pozzo, quella dei Matti di Cello. Ah, va bene, allora mi racconti quella, vai, aggiudicato. Alla prossima!